Benvenuti ragazzi su Canale BC Passione Games, nuovo episodio targato carriera allenatore Mister Allegria in questa sua avventura in terra turca. Un episodio con due partite come sempre, come solito. Partiamo sempre, perché è doveroso, con i ringraziamenti per quanto riguarda le partite precedenti, i video precedenti, anche se oggettivamente forse il caldo, forse anche la monotonia hanno un pochino abbassato la vostra presenza, ma comunque confido magari in una scossa. Video che non presenterà tantissime chiacchiere, perché qualcuno giustamente mi ha detto: ma chiacchiere in fottio, chiacchiere troppo in chat private. È giusto, giusto. Quindi diamo parola al campo. Come ho detto, episodio con due match, il primo contro il Sivasspor e poi l'altro non lo so, ma comunque noi siamo in testa al campionato, si sta andando bene, ci sono alcuni giocatori che sono un po' stanchi, abbiamo fatto un turnover abbastanza importante nella partita contro il Beşiktaş, dove abbiamo pareggiato l'ultimo secondo, ma torniamo a giocare con la formazione titolare. Andiamoci a vedere titolare. Depay ancora sembra pronto, ma non è ancora pronto, quindi di fatto non è proprio titolare. Comunque, il nostro avversario che gioca in casa, nelle ultime 5 partite ha fatto 3 vittorie e 2 sconfitte, 2 sconfitte consecutive, che però è reduce da 2 vittorie consecutive, quindi attenzione perché è una squadra in crescita. Gioca col 5-4-1, quindi difesa molto corposa, c'ha appunto la punta Manai, che dovrebbe essere, salvo il vero, a meno dal nome sembra, poi sai, qualche volta qualche sfondone si dice, ma sembra un giocatore non certamente turco. Ha qualche giocatore turco in campo, tipo Sasal, che è il portiere, Menig, Emra, insomma, non ha grossi giocatori conosciuti, però è una squadra che, come vi ho detto prima, è in forte risalita. La punta è Manai, che ripeto potrebbe essere un albanese, meno da quello che sembra. È un giocatore non tosto, come magari abbiamo affrontato nelle altre partite, però attenzione perché anche quelli non tosti possono far, diciamo, paura. Vediamo un po', noi giochiamo con la formazione titolare, si torna con la formazione titolare, Sanchez gli diamo ancora spazio, con Musella capitano e Laporte che guida la difesa insieme a Sanchez, poi nel secondo tempo ci sarà l'ingresso di Demiral, di punta Vinicius, alle spalle Martens, e poi nel secondo tempo ci sarà il solito cambio con il nostro, andiamoci a vedere, vediamo un po' però come sta Zaniolo, ecco, magari mettiamo subito Zaniolo e facciamo riposare Martens, se no non ce l'abbiamo più. Poi Dembélé, Torreira, ci sarà il cambio molto probabilmente, Demiral, come ho detto prima, al posto di Sanchez è probabile che ci sia questo cambio. Ok ragazzi, abbiamo fatto riposare un po' i giocatori, quindi bando alle ciance, non abbiamo nessuna scusa, giochiamoci questa partita. Come sempre, questo video trovate condiviso sulla pagina Facebook del canale, che vi invito ad andare a vedere, sotto trovate tutti i collegamenti. Ragazzi, andiamo, tanto fa sempre caldo, quindi diciamo il mio vestiario è canottiera gialla, quindi è riconoscibilissimo. Vediamo qui Mister Allegria che fa conoscenza con il mister dell'avversario, giochiamo in casa loro, noi giochiamo con la nostra maglia. Ovviamente l'obiettivo è vincere almeno il titolo in questa stagione, che conclude FC24 e all'antipasto FC25, che noi comunque ci saremo con la solita carriera, magari cercheremo di fare qualcosa di nuovo, cercheremo di coinvolgere un po' più la community, insomma faremo un po' di cose. Tanto il primo errore della nostra formazione, un po' stanca, come giustamente Gabriele ha segnalato. Interessante, è sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici a casa. Oh, mamma mia, subito, finita. Vai Zà, lontana il pericolo, ti sei riposato, evita che il pallone esca, sei riposato, ma è sempre in panchina, modulo molto conservativo questo, bravo Zà, vai vai in porta Zà, possono far gol qui, eh? Oh, a spazio, prova Zà. Ma cosa fanno? No, ma che errori ragazzi, che errori sono, buttata. Ecco, qui ci abbiamo mio difesa, 7 gol abbiamo preso, abbiamo preso 7 gol. Anche il Beşiktaş, che è una squadra tosta, l'abbiamo vista la volta scorsa, tostissima. E quindi io mi aspetto una, hanno fatto un errore clamoroso. Mamma mia.
Il Galatasaray che vuole tornare al successo dopo essere stata bloccata sul pari nel match precedente contro il Beşiktaş. Come finirà stavolta secondo te? Il 2-2 conquistato in casa non è da buttare, anche se forse ci si aspettava qualcosina di più. Secondo me possono fare ancora meglio. Ragazzi, si sta giocando male, si sta giocando malissimo. Con lo stesso atteggiamento visto nell'ultima partita hanno serie chance. E patta gli ha dato. Aio! Grande! La porta, ragazzi, l'ha distrutto. Vai, oh, Zà. No, Giovini, non le fare, Zà. La ti levo, eh. Allora. Sotto. C'è spazio davanti a sé. Oh, deve così può sbagliare questi gol qui. Comunque, ancora lui. Grande, grande. 1-0. Per noi, 1-0 per noi, ragazzi. Comincia a essere molto monotona la cosa. Squadra forte. Da parte quando una squadra è forte, eh. Vinicius, no, è Vinicius. Se va strano che Cook occupasse quella posizione. 1-0 gol di Vinicius. Tanto scalpita, mi dice la regia, che scalpita molto anche Depay. Ovviamente lo faremo rientrare con calma. Anche se Depay non ha avuto un infortunio, diciamo, come dire, ed ecco che riguarda il primo gol le gambe, ecco, i ginocchi, ma ha avuto un infortunio su un brutto infortunio sul polso, se non sbaglio, no, sul braccio, quindi dal punto di vista tocco verticale interessante, ha il pallone buono, vediamo cosa combina. È bellissimo, ancora Zaniolo, 2-0 dopo 30 minuti, abbiamo subito tantissimo nei primi 15-20 minuti, ma poi dopo, qui Vinicius gli ha restituito l'assist per Zaniolo, 2-0, troppo facile, tutto troppo facile. Ma cercheremo un attimino, io come sempre lo dico spesso, non tutti i video, ma appunto cerchiamo a livello campione con le slide degli amici, suggeriti dagli amici della carriera, gruppo di Facebook, che saluto e ringrazio spesso e volentieri perché ci ospitano anche con la condivisione di alcuni video. E, ovviamente come qualcuno dice, con le slide diventa tutto più facile, io dico no. Anche se oggettivamente forse le slide sono pensate più che altro per carriere fatte diversamente, cioè con squadre un pochino più deboli. Però noi cercheremo un attimino di modificarle o comunque di renderle un pochino più... Verifichiamo, via, ve lo verifichiamo un attimino. La tocca su Koke. Buona possibilità. Incredibile. Quindi vedremo un attimo. Comunque ringrazio ancora gli amici della community di sì, gli amici della community appunto del gruppo di Facebook che si dedica. Ce ne sono diversi, però in primis ce n'è uno che suggerisce per carriere, però ripeto, forse un pochino più complesse, fatte con squadre più giovani e una cosa del genere. Tanto noi si sta facendo un assedio, eh. Intervento efficace a liberare. Si sta assediando letteralmente la formazione di casa. Comunque, 2-0 per noi, partita sotto controllo. No, strabito, no. Si riprende. Le volte ci sono delle decisioni arbitrali clamorose. L'arbitro controlla il cronometro. Primo tempo andato, 2-0 per noi. Gol, diciamo, i due giocatori più d'attacco. Ma sta deludendo un pochino Zà, sta un pochino deludendo. Io direi di lasciare così, in maniera tale che Martins si riposa. Tutto pronto? Qua faremo un po' di allenamento. Ah! Mamma mia. Sotto. Comunque, ragazzi, è fondamentale. In questa squadra è fondamentale. Ah, troppo moscio. Ora è un errore di Zà, Non è solo. Comunque è fondamentale, Cook. L'arbitro applica il vantaggio. Adottano una tattica molto prudente fin qui. Torreira. Palla gol questa. Peccato. Bel dialogo con voi. Vinicius è stato presente.
Ziyech. No, Ziyech. Ma chi la dai? Mamma mia Vinicius, ma chi la dai, eh? Il piede di Vinicius è bravo come attaccante, il senso del gol, ma poi ricordo non è il Vinicius del Real Madrid, eh? Magari qualcuno ci deve per forza Vinicius, c'è Vinicius, non è il Vinicius 0, anche se questa è una grande squadra, eh? Lo riconosco. Cattiva gestione della palla. Vai Zaniolo. Ah! Brutto, brutto secondo tempo, addio. Sempre lui, eh? Vai Ziyech. Palla per Koke. Può colpire da lì. Fermo. Sanchez, giusto cambio. Demiral al suo posto. C'è un cambio. Vai, piano piano si sta avviando verso il ritorno alla vittoria. L'ennesima in questo campionato. Stiamo facendo un pochino il vuoto. Anche se il pareggio di 2-2, ripeto, all'ultimo secondo, se vi siete perso l'episodio, lo trovate nella playlist dedicata. Il pareggio forse immeritato, devo essere sincero, ci ha fatto ovviamente perdere 2 punti dalla concorrenza, che è il Fenerbahce. Ecco Koke, palla gol importante. Conclusione, cioè, meriterebbe Koke il gol, eh? Perché è un giocatore che da tutte le parti. Rientra Demiral, sei fresco, su bravo, entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria, bravissimo. Il tocco per Vinicius. Koke. Solo sbagliato. Azione con un super intervento. Oh, che intervento. Daglielo. Gira su Zaniolo. Ziyech. Può essere il pallone giusto. Koke. Bocca. E ha tirato in bocca. Va bene così. Ragazzi, non abbiamo nemmeno subito un gol, un tiro, eh. Tentativo di pressing qui. Siamo entrati. Di gara. Solo occhio, bravo, ha una grossa chance qui, attenzione, eccolo, 3, doppietta di Zaniolo, bellissimo questo gol, 3-0, bello anche il movimento di Zaniolo, bellissimo, ragazzi, le riserve o comunque quelle che dovevano essere le riserve stanno facendo la differenza, meno male, Zaniolo richiamato dal Tottenham, tra le altre cose l'avevamo comunque richiamato anche se avevamo in batteria il duo Depay e Benzema, però grande prestazione di Zaniolo, un'altra doppietta, ragazzi, sta segnando molto bene e ci ha permesso anche di far riposare Martins, quindi grande vittoria di autorità di questa squadra, 3-0, ennesimo 3-0, si segna tantissimo e si subisce pochissimo, bene, andiamoci a vedere, non si è visto i risultati, volevo vedere i voti, ma insomma si è già capito chi erano. Torniamo in Champions, si gioca a Monaco, nel campo del Bayern di Monaco, Monaco di Baviera, questa è una partita importante perché noi abbiamo 7 punti, il Bayern ce n'ha 4, dobbiamo staccare il biglietto per il turno successivo, quindi il superamento, tanto però facciamo un po', vediamo, ci sono delle chat. Chi è che modificare il programma è disponibile? Oh, volevo avvisare che dovete mettere disponibile dopo le 0 settimane di stop e per info. Come le 0 settimane di stop? Oh, ma che dici? La velocità. Prima di mandarlo dovrà lavorare sulla sua lucidità per far sì che il Memphis torni a top per le proposte, suggerisco di adottare un programma di allenamento focalizzato sulle prestazioni. Ok, scadenza in via convocazioni, ok, chat giocatore, Depay. Allora, avevi finito la benzina, dovevo pensare che i prossimi impegni... Allora, mi sento abbastanza bene, pronto per giocare, e prima mi dà l'occasione. Sai quanto sei importante per noi. Knezevic, oh, è un sogno che si avvera. Questo è un altro ragazzino interessante, eh? Grazie per avermi dato la possibilità di entrare in prima squadra. Non vedo l'ora di dimostrare. Questo è un altro giocatore interessante. Ho fiducia in te. Zaniolo, va bene. Allora, vediamo un pochino. Gestione squadra. Allora, si è detto che può incominciare a giocare. Quindi, andiamo un pochino. Demiral, poi qui abbiamo... come difensori questo qui
Difensore non sarebbe male, però io leverei lui e metterei Depay. Poi Knezevic, ragazzi, poi lo utilizzeremo, lo utilizzeremo. Depay al momento sta in panca, poi magari lo metteremo dopo nel secondo tempo. Marte, Vinicius, se no gli diamo subito la carta, subito di punta. Depay subito di punta con Martins dietro. Ok, Cook non ce la fa più. Quindi io direi Torreira, mettiamoci, però è troppo importante. Nel secondo tempo lo facciamo giocare. Poi salva, sì. Poi facciamo un po' la principale, l'allenamento, perché sulle prestazioni, no, questo no, sull'allenamento, dov'è qui? Programma di allenamento sulle prestazioni. No, allora. E qui com'è? Applica, equilibrato, prestazioni, tutto sulle prestazioni. Applica modifica. Ok, a tutti, applica a tutti. Applica a tutti. Ok, così perlomeno Melfiz e poi tutto sulle prestazioni. Specifico sulle prestazioni. Ok, si sta recuperando un po' tutto. Poi col programma equilibrato. Ok. Specifico sull'energia. Ok, si sta un po' recuperando un po' tutti. Anche Cook soprattutto. Ancora, ok, vai, a posto. Benzema, ragazzi, così avanziamo. Ok, finiamo l'episodio con questa partita importantissima. Andiamoci a vedere ancora come giocano loro. Giocano con Kane di punta, Musiala, Garnacho, la stessa squadra dell'andata, solo che Kimmich gioca gioca come terzino. Non giocava terzino Kimmich, c'era, mi sembra, un altro giocatore. Mi sembra Guerrero, Kimmich era mediano al posto di Laimer, e quindi gioca lui, Sané gioca al posto di Gnabry, anzi, poi Müller ovviamente in panchina, che sarà la grande squadra, però viene da una sconfitta in Champions, quindi attenzione. Allora, vediamo un po' anche noi come siamo messi. Ah, abbiamo un po' recuperato un po' di energie. Depay e Martens forse sarebbe opportuno scambiarli. Eh no, eh no. Forse Vinicius. Chi c'è? Non ci abbiamo attaccanti, dai. Facciamo così, quindi. Ok, giochiamo in questo modo. Depay torna in campo. Torna in campo Depay. Vinicius si dà un po' di riposo. Gioca la partita. Bellissima partita, si spera. Per noi potrebbe essere il trampolino per il passaggio del girone, eh. Poi, ovviamente, se si passa come i primi sarebbe ancora meglio, ma insomma, non è certamente detto. La Champions, la Champions, ormai il mister Allegri è diventato un allenatore a livello internazionale. Qui com'è? A partire dall'andata, forse. Torna protagonista il grande calcio Bella maglia del d'arbitro. Bayern di Monaco. Pronto a darsi battaglia per regalarci un grande spettacolo. Ovviamente una carriera Amici, giocata, saluto che anche poi gioca anche le all'Eccellenza coppe, è con il commento bellissima, tecnico. quindi Riflettori puntati sulla UEFA Champions League con questo incontro della fase di qualificazione. Si gioca tra Bayern Monaco e Galatasaray. Sai che potrebbe Pierre essere la giornata giusta per il su, nostro vai Zà, festeggiare l'aritmetica bravo Zà, in fase vai via in eliminatoria? velocità. E sarebbe davvero un bel colpo per loro. Devono solo rimanere concentrati sul match senza fare troppi calcoli e raggiungere l'obiettivo. Guarda, lui di tacco è arrivato. Ecco i titolari del Bayern per questa sfida. Partono col 4-5-1. Sotto di là, sul In occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pierre. Il loro sostegno sotto di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. che questi giocano via. Questo è l'11 titolare scelto dal tecnico del Galatasaray. Mosè tra i Bravo. pali, Vai, Coquelin basket. come mezzala. E due punte a cui è affidato il compito di finalizzare la manovra. Ah! Si inserisce De Pai,
E abbiamo avuto subito il campo. Potrebbero festeggiare la fase eliminazione diretta già alla fine di questi 90 minuti. E infatti, giustamente il commento ci dice che potremmo anche Dembélé scendere in campo concentrati per portare a Ziyech, perché sarebbe un errore lasciarsi distrarre da nell'altra partita. Ancora lento Adepay, magari c'è tempo. Vedremo se saranno stati bravi a staccare il pass per la fase successiva. Ottimo tempismo, interrompe. Sarebbe una vittoria. Sotto, per attenzione, perché poi Musiala nasce la sconfitta. Servito Musiala. Musiala. Azione che si fa. Aio! Può puntare la porta. Aio! Mamma mia, però l'aveva vista. Il nostro portiere l'aveva vista. Ma nel momento decisivo ha puntato sulla forza. Meno potenza e più precisione la prossima volta. Vai, con lucidità. Vai. Pallone profondo, pericoloso. Fuori gioco di Martins. È bello però questo scambio di Pai che rientra, ricordo, dopo un infortunio abbastanza lungo. Musiala. Aio! Mamma mia! Che paratona lui! Il portiere, vai Cook! Sottotono, occhio alle sovrapposizioni. Porca miseria, l'hanno si è attorcigliato. Questo è veloce. Difensore, occhio al taglio di Sané. Mamma mia, cosa ha preso il portiere? Il migliore in campo. Vai Zaha. A metri per andare. Allora è giocato dietro. Murato dal difensore. Neuer, attenzione. Dembélé. Dembélé, si è trovato lui lì. Bel primo tempo, ragazzi, però cosa ha preso il nostro portiere? Strepitoso il nostro portiere, strepitoso. Il mio nel campo, il mio ci ha salvato. E richiede il suo ciuffo. Strepito, vediamo un po' gestione della squadra. Qui Cook, ragazzi, bisogna farlo un po' riposare. Via. E si mette Demirà. Ok. Poi Ziyech al posto di Zaha. Mi è piaciuto. Ok. Lasciamo così Zaniolo, lo lasciamo un attimino in panca. Secondo tempo che ha avuto inizio. E poi facciamo giocare tutti i 90 minuti. Così si riposa Vinicius. Fuori gioco, arbitro. Sané, prova. Mamma mia, un'altra parata strepitosa del portiere. Può andare da lì. Dai, per forza. Per forza. E due le tirano. Il portiere poi mi fa sapere. Gol di Sané che passa attraverso la bandierina. Bug bruttissimo a questo livello del gioco. Tra le altre cose, io sto giocando il giorno prima che voi vedete il video. E hanno fatto un aggiornamento. Non si può vedere che il giocatore passa attraverso la bandierina. 1-0 per il Bayer. A dire il vero, giusto premio. Diciamo l'insistenza, il Bayern deve vincere, perché altrimenti esce subito. Non è ancora finita. Ecco Lucas Vázquez. Luca. Pallone che esce, ci sarà la touche. Alejandro Garnacho. Servito Musiala. Bennacer. Sané. Aio. Musiala, e c'è il gol. Siamo letteralmente crollati. Ma sì, anche il caffeino, appoggialo pure. Ragazzi, mettersi in registra il video, anche il caffeino. Cosa si vuole di più dalla vita? Un gol, 2-0, siamo sotto. Aiode. Credevo che avrebbe provato da Aio. Non se le sentite, ha ripiegato. Grazie. Sempre No. Si sta perdendo, si è venuto proprio lì, si perde. No, 3-0 no, Ma segue spedito ancora. Forza. Dai. Ziyech. Memphis Depay.
Pallone interessante questo. Che gol di... Chi è questo qui? Tanto il caffettino. Che gol. Chi l'ha fatto? Diamo un'altra occhiata alla conclusione. Gasbord. Oh, Martel con Zaniolo. Via, facciamo niente Zaniolo. Cerchiamo. Non è niente ancora. 2-0. Non ha ancora detto niente. Questo è un gol però importante in virtù della differenza reti, eh. Cerchiamo di portare a casa. Sarebbe adesso è di fondamentale ora. Tutti all'attacco. Picchia. Sotto. Bayer, norma del vantaggio. No! 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 Pallonetto. Che gol di Kane. No. È finita. La prima volta si prende tre gol. La prima volta si prende tre gol. Replay che evidenzia la prima volta, gesto tecnico. Ci hanno massacrato. Quanto è perfetto questo pallonetto. Ci aveva alluso. Dombele. Squadra riconoscibile. Demiral. Suggerimento per Ziyech. Dombele. Miseria. Sotto. No. No. Squadra riconoscibile, ragazzi. Porca mia. Una lezione di calcio questa. Aio, aio, se ne piglia l'altro. Attenzione. Risolve lui. No. Ottima posizione. No, 4. Che legnata si è preso, Ed. 3 adesso. Garnacho, anche lui in gol. Mi sa che si è avuta. Mi sa che si è avuto. Questa sconfitta lì clamorosa in crollati in Champions. Potevano fare decisamente. Mamma mia. Questo non è leggero. Prima sconfitta per Mister Allegria sulla panchina del Galatasaray. Ma che sconfitta. Non si sono messe bene per loro. Bisogna stare attenti perché poi se ne piglia troppi. United, sentiamo. Seconda rete della partita per il Manchester United. Gol che porta la firma del portoghese Bruno Fernandes. Grande possibilità. No! Ottima parata. E Manchester vince. Dembélé ce la fa più, Torreira. Arriva il momento del cambio. Ragazzi, siamo crollati. Torreira. Alla su Depay. Ottimo il recupero, riconquista palla. Non si è visto proprio... lo spirito di squadra è là, Garnacho. Che legnata, ragazzi. Sconfitti. Presta le spalle questa sconfitta. Hanno subito una. Le spalle. Questa è una legnata proprio bella e buona. Tra le altre cose, qui è un casino. Vediamo a vedere. Il Real Madrid, vabbè, noi non è nel nostro girone. Porca miseria. Andiamoci a vedere, però, non la classifica di questo, ma la Champions, perché qui diventa un problema, eh? Allora, noi siamo, eccolo qui, eh sì, siamo tutti e tre a 7 punti, ma al momento siamo fuori, perché abbiamo preso 4 gol, ragazzi, clamoroso, gol fatti 5, gol subiti 5, di cui 4 contro il Bayern che si è ripreso nettamente, 10 gol fatti, 7 subiti, 3 più 3 nella differenza reti, il Manchester United. Copenaghen è fuori, noi abbiamo anche purtroppo fallito il discorso del Copenaghen, bisogna vincere ora le prossime partite e sperare in qualcosa. La prossima noi giochiamo contro il Manchester United in casa, bisogna assolutamente vincere il 29 di novembre, quindi fra qualche partita. E mentre vediamoci la classifica, andiamo avanti fino a... perché così magari c'è tutti i recuperi, ok? Allora, è oggi l'ultimo giorno di comunicare l'elenco di comando nazionale, c'è anche questo già, perché sapete, la nazionale, il nostro mister è anche CT della nazionale, però le partite le faremo simulate, tranne poi arriveremo, perché siamo già qualificati per l'europeo, perché questa stagione l'abbiamo ricominciata a settembre 2023, quindi c'è la preparazione per l'europeo estivo. Allora, io direi di convocare i soliti, qualche novità no, convocabili sì, forse qualche novità, io direi lui al posto di difensore centrale, Knack, vai, e poi qualche attaccante, mi piacerebbe
qui attaccante, che dicevano attaccanti ce l'abbiamo, attaccanti, e sono tutti forti. Lui, prendiamoci lui, vai, ok, comunicazione rosa, ok, mister Allegria ha fatto la sua cosa, dicevo, andiamoci a vedere, tanto qui c'è la partita in casa, ok, e la chat, vediamo un po' cosa dicono. Allora, giocatori impegnati con la nazionale sono Cook, Karsdorp e Nicolo Zaniolo. Zaniolo è stato allenato, ovviamente. Allora, ok, Karsdorp tra l'altro ha fatto un bel gol, primo gol se non sbaglio, un buon momento di forma, io mi sento bene, ok, ci penserò, ok, De Pai sono rimasto molto durato della cosa che mi ha fatto giocare, il futuro ormai alle spalle, non ti preoccupare, sei trovata bene, ok, bene, perfetto. Allora, vediamoci la classifica e poi ci salutiamo e ci vediamo martedì prossimo. Allora, Galatasaray ha 3 punti dal Fenerbahce che rimane attaccato, poi c'è l'Altispor, ma che comunque c'è una partita in più, c'ha 30 punti, anche il campione comincia a essere interessante, ragazzi, speriamo che la sconfitta contro il Bayern non abbia ripercussioni nel proseguire il campionato. Brutta sconfitta, 4-1 la prima, tra le altre cose noi in 15 partite abbiamo preso 7 gol, in una partita abbiamo preso 4, occhio perché c'è stato veramente un tracollo. Ragazzi, come sempre io vi saluto, vi invito come sempre a scrivere i vostri commenti e mettere un pollice in su se ovviamente il video è di vostro gradimento, e poi niente, andate a vedere anche la pagina Facebook che è interessante, questo lo troverete condiviso anche sul gruppo di Facebook a cui fa riferimento il canale, cioè FC Community Italia, e che dire, io mi vado a prendere un altro caffettino e vi saluto, vi do appuntamento per quanto riguarda la carriera martedì, sempre la mattina verso le ore 9, ciao belli!